piacerebbe somigliarle. San Marino, San Marino. Sì, eccomi. San Marino, Vivo, sei... io che... ti devo dire la verità, forse magari non in televisione, sì, però dal vivo, sì, la signora ci assomiglia, Milva. Magari davvero non hai i capelli rossi come lei, però noi, io propongo. Noi prendiamo atto di questa tua dichiarazione e la mettiamo a verbale. Però sinceramente non possiamo assegnare questi 10 milioni. Mi dispiace per Giardi e per Raffaella, niente da fare, e allora andranno nella, nel fondo comune per il minore. Pubblico, lo facciamo subito? Addirittura. Alla mia sorellina. No, tu non vai, tu sei interna. Non abbiamo trovato la sosia di Milva, incredibile. Milva è unica, inimitabile. Si è perso lo stampo. E allora i 10 milioni ce li giochiamo subito con il nostro giullarone. Fare il manco, cantare, ballare, saltare, che strano mestiere che... Un piccolo carnevale. E già siamo in pieno carnevale, siamo collegati con Viareggio, con... Mi pare fosse Biancaneve, no? Biancaneve, certo. Senti... Prova, funziona il mio microfono, sì. No, funziona. Funziona. Sei felice, serena? Felice e serena, sono due cose difficilissime da raggiungere. No, sono... invece molto preoccupata e anche un po' depressa. Perché preoccupata, se posso chiederlo, se è un fatto personalissimo o no? Sempre quando mi esibisco, quando lavoro e quando c'è un contatto soprattutto diretto con il pubblico, le mie paure tornano a farsi sentire, cioè tornano a galla. E la depressione mi viene da un periodo così un po' difficile, ma che credo di essere sulla buona strada per superarla. Beh, ci vuole buona volontà, no? Bisogna precisare. Ci vuole buona volontà, naturalmente, sì, non solo, perché le onde della depressione ti assalgono nel momento in cui meno te l'aspetti. Sì. Ma credo di essere una persona abbastanza forte e devo naturalmente farcela. E poi il lavoro evidentemente mi dà un grande aiuto. A volte sento la necessità di, sentirei la necessità di non lavorare, di dedicarmi un pochino a me stessa, ma sono anni che dico, e mi sono anche data un termine, alla fine del 93 smetto e mi dedico al mio... Ma è un termine che intendi rispettare o lo dici soltanto? E questo è difficile perché gli impegni sono tanti. Finita questa tournée con le canzoni fra le due guerre, devo fare un mese a Vienna, e poi abbiamo sempre con i musicisti 2 mesi in Giappone, sempre con concerto. 2 mesi in Giappone sono 46 concerti. Beh, bello, sei in Giappone, interessante, perché scopri un mondo. Sono stata 12 volte, allora. No, io sono di casa. Tu sei più giapponese che italiana. Più quasi più giapponese, sì, doma rigato cosa è bastato. Adoro il Giappone comunque. Una cosa, tu Sanremo niente, non ci hai pensato per un momento di tornare a Sanremo, no? Non in questo, no, a parte il fatto che sono impegnata, ma non avrei partecipato a queste condizioni. Cioè, per l'eliminazione? Beh, sì, insomma. Ma quando hai fatto tu Sanremo? C'era l'eliminatorio, sai? Evidente, sì. Com'è? Ma all'inizio trovo che sia un trampolino di lancio interessante per un giovane, ma dopo tanti anni di lavoro, voglio chiamare carriera, ma... Noi adesso facciamo vedere un pezzetto storico tuo, un cimelio, sì. Ce l'ha dato l'Istituto Luce, figurati, perché non c'era nemmeno negli archivi della RAI. Chissà che vergogna. No, vergogna, no, perché? No, scherzo. Ma non sei rossa. Io mi guardo, come non sono rossa? Lì non sei rossa in questo filmato. Ma sarà stato in bianco e nero. No, perché doveva apparire. Sembri castana, comunque mandiamo in onda questo filmato, per piacere, grazie. È più scura, ma cos'era? Terza M di Sanremo, Milva, una rivelazione. Proletaria alla buona. No, è voce bianco e nero. Da soprano leggera. Sì, bianco e nero, ma certo. Ero già rossa. E i quadrini assicurati nel cassetto. Anche adesso ce l'hai. Non la canti mai questa canzone? La canto, come non la canto? Sì. Devo dire una cosa. Tu sei riuscita a trovare questo pezzo di Sanremo? No, l'Istituto Luce, non c'entriamo. No, perché io martedì prossimo farò una trasmissione con Gianni Minà che si chiama Alta Classe. Sì. E io sarò la da protagonista. Viareggio, mi pare, proprio. Da Viareggio, sì. Proprio, sì. Sono la protagonista di questa serata, avrò come ospiti Battiato, ci sarà anche Sgarbi che non litiga con nessuno, fortunatamente interverrà anche mia figlia Martina, essendo lei critica d'arte, e poi ci sarà Enzo Iannacci, il quale ha scritto La Rossa per me, e Mina cercava Il mare nel cassetto, mi ha detto ma dove l'hai fatto? Beh, l'ho fatta a Sanremo.
non sono riusciti a trovarla negli archivi della RAI. Puoi prenderti ma l'hai questo. Trovata? Sì, tu? Sì, sì, l'Istituto Luce ce l'ha. Sono molto forte. No, siamo fortunati e basta. Dunque, torniamo a parlare di questo tuo concerto, di questa tua cavalcata storico canora, sì, attraverso le due guerre. Abbiamo i tre strumentisti già pronti. Si per il primo omaggio, sì, no? Per sì, il primo gruppo di canzoni. Sì. Poi ci rivediamo. E poi ci rivediamo e continuiamo a parlare. Va bene. Milva, canzoni tra le due guerre. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und es steht sie noch davor. So wolle wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Mann. Questa volpe non può stare sul pianoforte, non ce la fa, scappa. Grazie.
grazie. Dunque, sono tutte canzoni belle, queste canzoni immortali che vedi piacciono anche ai giovani, ovviamente sono apprezzate dai vecchi. A proposito di Lee Marlene, molti pensano. Non chiamiamoli vecchi, certo. Persone che hanno vissuto una certa storia, evidentemente. No, ma a proposito di Lee Marlene, molti pensano a una canzone di guerra di parte soltanto tedesca. Non è vero, la cantavano tutti gli americani. Sì. Difatti, credo che sia la canzone più rappresentativa di quell'epoca. È una canzone che testimoniava la speranza di tornare a casa, la nostalgia, quindi insomma era infatti per tutti. Quando il recital nacque per il Festival di Berlino, i tedeschi avevano molta paura, poi invece capirono che certo. Difatti non era di parte, certamente. Se tu sei una meditatrice oppure sei un'istintiva, come sei di carattere? Ti butti oppure ci pensi? Ecco, non so, credo che si veda. Ti butti, eh? Beh, mi butto, sì. E questo... Sì, beh, però il mio ultimo disco tedesco si chiama Gefühl und Verstand, lo dico in perché non è stata tradotta in italiano, che vuol dire sentimento, quindi vuol dire anche partecipazione, e ragione. Effettivamente io finora mi sono sempre buttata. Usare qualche volta il cervello non sarebbe male. Quindi d'ora in poi non ti butterai più? Ma oppure? Certo che mi butterò, la natura non si cambia, caro Pippo. Questa origine tua, insomma, di Goro esce fuori sempre, no? Sì. Quando meno te l'aspetti. Il po' evidentemente, cioè il po' ha un significato, ha un senso. E quindi non si può cambiare la propria natura. Se tu non cantassi, cosa vorresti fare? Oh, no, non lo so, ma ho sempre cantato sin da ragazzina. Cioè questo è la tua vita e basta? Oh, no, naturalmente no, mi dedicherei alla lettura. Ecco, non ma so, tua professione cosa faresti? Niente? Leggerei libri per magari una casa editrice e sarebbe un lavoro interessantissimo. La consulente. Mi sarebbe piaciuto molto. Poi amo molto ricamare, esempio. Sono stata una bambina ricamatrice straordinaria in collegio, poi mi piace molto dipingere, mi piace la pittura. Avrei potuto forse fare la stilista, non lo so, insomma, certamente non sarei rimasta con le mani in mano. Non saresti rimasta senza mestiere. No, non tornando credo. Questa piccola raccolta avrei delle potuto tante fare canzoni. Forse la tua aiutante. Ma magari, chissà. Magari, un aiutante di lusso come te ad averne. Dunque, allora, tornando a questa canzone da due guerre con la regia di Filippo Crivelli, la cui anteprima è a Campione, poi anche verrete a Roma al Sistina, sì. Che cosa ci canti adesso? Adesso ci sono, facciamo naturalmente un purpurì, abbiamo lasciato da parte quasi tutte le canzoni straniere, perché il pubblico in Italia queste le conosce decisamente meglio. Abbiamo una canzone famosissima che è Creola. C'è Ballerone che è presente, Creola, la Bruna Aureola. Per pietà, eccetera, eccetera, poi tornerai. Parle-moi d'amour, che invece è una canzone francese deliziosa, perché è legata a Parlami d'amore Mario. Che è la bellissima canzone di Bixio. Ciao! Ciao, grazie, grazie. Creola, dalla bruna aureola, per pietà sorridimi, che l'amore m'assa. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima, uno strano ma. Oh.